Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura d'ICAR dell'Università di Catania è uno dei dipartimenti più grossi e che presenta un'offerta veramente articolata che va dall'architettura all'ingegneria civile all'ingegneria meccanica e gestionale. L'ingegnere è una persona che opera in uno spazio aperto, è una persona che è in grado di relazionarsi col contesto, con l'ambiente circostante. Noi trasferiamo le conoscenze scientifiche alle possibilità tecniche. Corsi di laurea spaziano dalla figura dell'ingegnere che opera nel territorio per la costruzione delle grandi infrastrutture che servono a qualificare un paese. C'è la dimensione dell'ingegneria edile e architettura, abbiamo i corsi legati proprio al territorio e all'ambiente. Il Dipartimento ha anche un'offerta formativa, in particolare di lauree magistrali nei settori dell'ingegneria meccanica, nei settori dell'ingegneria gestionale, la Chemical Engineering, che è un corso di laurea interamente impartito in lingua inglese. I nostri corsi sono organizzati in maniera tale da offrire non solo nozioni, attività formative ex cattedra tradizionale, ma anche attività laboratoriali che insegnano ai ragazzi il saper fare. Questa idea del faber, del fare, è una caratteristica fondamentale che l'ingegnere deve avere. Ecco che i nostri studi sono certamente molto rigorosi, severi, ma si estrinsecano nel fare. Puntiamo molto infatti sulle visite tecniche, sulle visite di studio e soprattutto consentiamo ai nostri studenti di effettuare esperienze all'estero con gli intensi programmi Erasmus e le numerose collaborazioni internazionali. I'm from Munich, and the reason why I choose Catania is because I know it's a city close to the coast, and I really wanted to learn something about coastal and port engineering. I knew that they have a really, really good course here at DCAR. We already went to a laboratory. It was very, very interesting because there we could see how it works, how ports work, and you could see how it all interacts with the waves crashing on it. Durante il mio percorso di studio ho avuto l'opportunità di prendere parte ad un progetto. Questo progetto ha portato alla realizzazione del prototipo ibrido Vulcan Fiori. Abbiamo avuto l'opportunità di poter competere con altri team provenienti da tutto il mondo. Le nostre attività sono sempre imperniate da un'intensa collaborazione con il territorio, con gli enti territoriali. Le possibilità occupazionali sono veramente tante, non vi è uno specifico settore che si muove nel campo dell'innovazione ma anche della pratica burocratica, ma anche delle pratiche innovative che non abbia bisogno delle figure degli ingegneri e degli architetti. La nostra formazione è sempre innovativa. Oggi si parla molto di cambiamenti climatici, di problemi connessi ai cambiamenti climatici e certamente i nostri corsi consentono di affrontare queste nuove tematiche e queste nuove sfide e i nostri ingegneri e i nostri architetti saranno gli ingegneri e gli architetti di domani.